Benvenuti in questo nuovo video! Oggi ci ritroviamo qua per questo nuovo video e questo sarà un altro video di cose che non compro più e sarà skincare e makeup edition. Io ho già fatto, credo, due video su cose che non compro più e che magari vi lascerò linkati qua nelle schede o qua sotto. Comunque qua sotto lo trovate nella playlist Zero Waste, se volete andare a vedere le altre cose che non compro più. Poi ci sono anche i video dove dico idee per risparmiare, che sono, si riferiscono comunque alle cose che o potete smettere di comprare o potete sostituire con cose ben migliori. Bene, questo video, ve lo dico subito, sarà diviso in due parti perché ho troppe cose di cui parlare e a me piace blatterare un botto, quindi non voglio neanche fare i video di 30 minuti, preferisco magari farne due separati e farli più corti, così che... questi capelli... così che la gente possa seguire con meno noia, ecco. Bene, prima di tutto, scusate la mia faccia, ma... questa è la mia faccia dopo lavoro, bellissima. Bene, prima di passare alla lista voglio dire che io sono passata anche al cruelty free, quindi ovviamente io non compro più cose che sono state testate sugli animali. Se volete andare a vedere il video che ho fatto sul cruelty free ve lo lascio linkato qua sopra, così andate a vedere e farvi un'idea di cosa significa, cosa fare, chi evitare, cosa comprare, eccetera eccetera, se vi interessa l'argomento. Quindi iniziamo. Allora, prima di tutto voglio anche dire un'altra cosa prima di iniziare, certo, ovvero il fatto che certe cose che vi farò vedere non so, cioè le cose che io elencherò qua sarà cose che non compro più, che magari o non compro veramente più o sono cose che non compro più e che ho sostituito con una versione sostenibile, ok? Non voglio dire che ci sono cose che non compro proprio più, ma ci sono cose che magari voglio comunque quel prodotto perché ne ho bisogno, però ho cercato una versione sostenibile, una versione magari più eco-friendly rispetto a quello che avevo prima. Ecco, bene, perché giustamente non voglio che vi aspettiate un video dove io parlo del nulla. Vi farò vedere certi prodotti e ve ne parlerò. Bene, iniziamo che stiamo già parlando troppo. Prima cosa è una cosa che veramente non compro più, ovvero le maschere per i capelli. Allora, prima di tutto io uso i saponi solidi, anche i balsami solidi, quindi non compro più le cose in confezioni mega enorme, gigante, eccetera eccetera, perché le confezioni di shampoo e dei saponi sono orribili, sono super plasticose, non si riciclano manco se lo vuoi, e oltretutto tanti brand che si trovano per esempio ai supermercati o nei negozi tipo Tigotà o quelle cose là, tipo acqua e sapone, sono veramente quasi tutti testati sugli animali. Tutti i brand che conoscete, cioè tutti i brand che adesso vi vengono in mente guardando questo video di shampoo, sono testati sugli animali e io non... sì, non accetto la crudeltà, fine. Quindi quello che io faccio è usare l'olio di cocco come maschera per i capelli. Lo metto sulle punte prima di andare a lavarmi, lo lascio su per una mezz'oretta, anche un'oretta, potete stare pure tutto il giorno, e poi andate a lavarvi i capelli, magari non mettetene troppo perché non ne avete bisogno, e niente, quindi i miei capelli sono meravigliosi e non ho mai avuto tanti problemi con i miei capelli, in realtà i miei capelli sono lisci di natura, quindi io non uso mai il phon, uso la piastra ogni tanto, quindi sì, diciamo che cioè le maschere per i capelli mi piacevano perché erano con la coccola in più, però allo stesso tempo sì, hanno sempre quelle confezioni mega plasticose, quindi adomana. E l'olio di cocco, oltretutto, oltre a essere un bellissimo coso per fare le maschere per i capelli, lo uso anche per struccarmi. Questo l'ho già detto negli altri video, però lo ripeto, quindi un'altra cosa che non compro più è lo struccante, perché uso l'olio di cocco e l'olio di cocco va bene per un botto di cose, tra maschere per i capelli, tra struccarsi, potete anche usarlo come crema corpo addirittura perché si assorbe molto molto in fretta, per cucinare, quindi sì, l'olio di cocco è meraviglioso, l'olio di cocco per tutti, più olio di cocco per tutti, basta plastica, più olio di cocco. Per connettermi all'olio di cocco, un'altra cosa che non compro più è la crema corpo. La crema corpo io me la faccio, questa è una vecchia confezione di una cosa che avevo, che era uno scrub, e l'ho tenuta. Quindi ho deciso di cominciare a farmi la mia crema corpo. Allora, le creme corpo, io ho problemi più che altro con la pelle durante l'inverno, sia per il viso sia per il corpo, quindi durante l'inverno ho bisogno di un'idratazione enorme, e ho fatto questa crema corpo che è fatta con l'olio di cocco, burro di karité e burro di cacao, oltre ad avere un odore meraviglioso perché il burro di cacao sa di cioccolato, ovviamente è molto molto idratante, quindi all'inizio vi sentirete un po' oleose perché sì, è un po' oleoso, però si assorbe molto in fretta, non, spor-
sporcherete da nessuna parte, state tranquille, cioè tipo anche sulle lenzuola non rimangono tracce, non mi è mai successo o niente, e lo trovo veramente meraviglioso. Forse per l'estate non lo rifarò, perché adesso finirò quello che ho e magari per l'estate cercherò di fare una cosa più leggera, devo cercare una ricetta o magari ne comprerò uno dalla Lush, che ne so. Però sì, per l'inverno è stata veramente una cosa meravigliosa e io i prodotti come olio di cocco, burro di karité e burro di cacao li compro su Usy, quindi cosa c'è di meglio? E dirvi che io con i DIY sono pessima, quindi ci sono veramente pochissimi DIY che io faccio nella mia vita proprio perché sono pessima, però questa è stata una ricetta che ho preso da una mia amica, e se volete vedere come farla vi lascerò il video proprio qua sotto, il video su Instagram, quindi è una cosa veramente straveloce, vi spiega tutto, quindi non dovete perdere tempo a guardare, perché tanti mi hanno detto di fare un video su sta cosa, ma è una ricetta che ha fatto lei, quindi nel senso, vi lascerò il video se vi interessa, è una cosa veramente iper semplice e trovo che sia una crema meravigliosa se avete la pelle secca. Una cosa che non compro più è il tonico per il viso, e questo tipo è un tonico che io faccio da sola, ce n'è poco adesso perché lo devo rifare, e quello che io faccio adesso è il semplice tè verde. Mi faccio un tè la sera e poi lo lascio raffreddare, lo metto qua e lo uso poi per fare il tonico, perché onestamente posso dire il tonico è una cosa inutile, non serve a niente. Almeno nella mia ignoranza trovo che il tonico non mi faccia alcuna differenza. Io il tonico, a me piace usarlo perché quando mi strucco, mi lavo la faccia col mio sapone, dopo rimangono comunque tracce di mascara o robe così, e mi piace passare tipo il tonico soprattutto nella zona occhi per rimuovere quei residui di trucco. Non mi serve per altro, quindi trovavo veramente stupido comprare il tonico, ma soprattutto quando vuoi comprare un tonico di brand cruelty free ti verranno a costare molto molto di più, e sì, diciamo che non ha senso, cioè io trovo che il tè verde funzioni da dio, quindi sì, mi faccio quello, non faccio niente di che, perché ci sono comunque mille DIY per i tonici per il viso, se volete andare a cercarli ce ne sono un milione. Io volevo veramente evitare di fare un tonico dove dovevo andare a comprare mille cose che erano comunque confezionate in plastica per poi fare una cosa da chiamare eco-friendly. Lo trovo un po' controproducente. Un'altra cosa che non compro più è la lacca. Non che io sia mai stata una grande fan della lacca, e questa lacca ce l'ho da tipo troppi anni, forse sarebbe tempo di buttarla. Però allora, io la lacca lo prendo perché ogni tanto faccio i boccoli, i miei capelli sono lisci come degli spaghetti, i boccoli non durano, ma non durano manco con la lacca, quindi ho deciso che la lacca è inutile. Uno, perché fa malissimo all'ambiente, la lacca è veramente orribile per l'ambiente, magari la finirò e poi butterò via, però non la ricompro sicuramente, perché non è che io faccio i boccoli così spesso per aver bisogno della lacca in casa. Visto che siamo in tema capelli, un'altra cosa che non compro più è lo spray termoprotettore, una cosa simile. Questa cosa ce l'ho da almeno 2 anni, se non mi sbaglio, e ho sempre trovato che fosse una cosa inutile. Ho sempre usato un coso termoprotettore nella mia vita, però non ci ho mai visto grande differenza sui miei capelli, quindi sì, trovo che sia inutile, vengono in confezioni iperplasticosi, e boh, non è che ci abbiano i migliori ingredienti ever, e soprattutto sì, questo è un brand che testa sugli animali. Quindi sì, diciamo che i miei capelli stanno bene, io non uso così tanto la piastra, non uso il phon, quindi diciamo che non ne ho proprio bisogno, quindi un'altra cosa inutile che non compro più è questo, e adesso direte sì, però quella cosa sembra nuova, credetemi non è nuova, è tipo un anno che ho questa cosa, ovvero lo spray fissante per il trucco. Non so perché l'ho comprato, mi sono illusa che una cosa tipo spray fissante per il trucco serva a qualcosa. Spoiler alert, non serve a niente, è una cosa che i makeup artist usano per illuderti che il trucco durerà di più. Non ci trovo grande differenza a mettere questo o non mettere questo, anche nelle giornate più calde, se fa tanto caldo il trucco si scioglierà a prescindere, però se hai dei trucchi di qualità sicuramente dureranno anche senza uno spray fissante, quindi trovo che sia inutile. Io per adesso ovviamente a me non piace buttare via le cose, quindi giustamente lo userò fino alla fine, e lo uso di più quando devo prendere tipo un colore della palette che è tipo brillantini, che è più difficile da maneggiare, se uso questo ovviamente si fissano molto meglio, però alla fine non credo che serva uno spray fissante per metterci brillantini sugli occhi, basta bagnare un po' il pennello. Però giustamente, come ho già detto, il zero waste significa usare ciò che si ha fino alla fine senza buttare via, quindi io lo userò e poi niente, non lo prendo più. Un'altra cosa che io non prendo più è il come si chiama? Il
primer. Non prendo più il primer. Allora, questo è il primer che io ho adesso, che ovviamente si sta un po' finendo. Ce l'ho da un bel po' di tempo, ce l'ho da almeno forse 6 mesi, una cosa simile. E sì, ho deciso che il primer, anche questo, è un prodotto inutile. È uno di quei prodotti che la gente pensa di aver bisogno, ma non è vero, non ne hai bisogno del primer, perché secondo me basta avere una bellissima crema idratante che si assorbe in fretta, così che ti lascia il visino bello liscio. Poi oltretutto i primer, diciamo che funzionano, sono quelli pieni di siliconi e ovviamente vorrei evitare di prendere quelle cose. Questo è abbastanza bello, onestamente, anche perché è di un brand comunque cruelty free, almeno questo, e mi è piaciuto molto come primer, però vi dico, non c'è differenza tra il mettere il primer e non mettere il primer, io non ci vedo alcuna differenza. Come ho già detto prima, se il fondotinta è di buona qualità, starà bene a prescindere, ma c'è gente che crede nei primer, pensa che ci siano miracolosi e ovviamente ognuno pensa quello che vuole. Poi magari qualcuno ha anche magari una pelle che ha bisogno del primer, che ne so, qualsiasi cosa sia la vostra ragione, non sto giudicando chi utilizza i primer, come non sto giudicando chi utilizza i prodotti che ho fatto vedere, però semplicemente io lo trovo inutile, trovo che sia uno spreco di soldi, e sì, uno spreco anche di plastica, perché cerco appunto di evitare il più possibile la plastica nella mia vita. Bene, chiuderò il video qua, quindi questa sarà la prima parte e la seconda parte arriverà presto. Scusate se sembro scazzata, non è essere scazzata, è che oggi ho parlato francese tutto il giorno e non mi vengono le parole, quindi faccio fatica a parlare italiano, vi giuro. Non devo mai filmare durante le giornate di lavoro perché non finisce bene. Niente, chiudo il video qua, ovviamente ci sarà la seconda parte che sarà pubblicato dopo questo video, quindi noi ci vediamo alla seconda parte di questo video e ciao!